Allora ragazzi, come commentare una sconfitta del genere, come commentare? Io veramente non... Guarda, comunque da partiamo, allora, finisce la partita 3-0, derby, perdi un derby 3-0. Uno dice, minchia, abbiamo perso 3-0, madonna, Milan ci ha asfaltati, ha dominato. Andiamo ad analizzare come questo risultato si sia, come è diventato, perché comunque l'Inter ha giocato, comunque, questa è una partita abbastanza alla pari, insomma, ecco, primo tempo abbiamo avuto occasione noi, abbiamo avuto occasione loro, insomma, occasione, in Mina la seconda ha segnato, vabbè, ci può stare, anche se anche lì una dormita difensiva proprio allucinante. Vabbè, dice primo tempo, secondo tempo, uno ci si aspetta una specie di reazione. Qualche azione l'abbiamo fatta, qualche errore davanti, perché comunque ogni tanto mica arrivi lì, sbagli sti passaggi che non si capisce perché, come cazzo, sembra, non lo so, i calci d'angolo, non sono capaci di battere i calci d'angolo, non sono capaci di battere i calci d'angolo. Uno schema non esiste, non c'è uno che colpisce di testa, no, non c'è nessuno, non siamo in grado di segnare la calcio piazzata, non siamo in grado. E dici, vabbè, fai gol su azione, prova un po' a fare gol su azione. Entra Icardi, forse qualcosa si sta per sbloccare, c'è stato quel Eder che stava per procurarsi un rigore da Donnarumma, un rigore non c'era, vabbè. Dicevo, boh, prossima azione magari segni. Ci danno il rigore. Stranamente ce lo danno il rigore. Ogni tanto ce li danno, incredibile. Alex non l'ammonisce di nuovo. E già lì non capisco perché. Se il Milan avesse giocato in 10, le cose cambiavano. Potevano anche cambiare, ma lasciamo perdere quello. Rigore, prende il palo e lì la sfiga. Perisic, guarda caso, la palla gli va sulla punta del piede, non gli va interno, non riesce a stopparla a tirare. Lì c'è la sfiga, guarda caso, azione dopo, bam, 2-0. E lì è cambiata la partita. Dal 2-0 è cambiata la partita, perché adesso noi non si parla con i sequi, ma per carità, poteva succedere di tutto, perché comunque le partite si risolvono anche episodi, perché dopo 2-0 poi proprio psicologicamente sono crollati tutti. Brozovic non azzeccava una, mica Brozovic ha detto, mica, ma ti prego, ma fallo uscire, mica faceva cappelle una dopo l'altra, faceva, non sa, passaggi a nessuno, non correva, non stava un pallone, perdeva i palloni assurdi, tiri di merda, ma cazzo, ma fallo uscire sto cazzo di Brozovic. Allora, ancora in campo rimasto, già Mancini, ho capito che cazzo di cambio ha fatto. Anche lì non capisco che cazzo cambia affatto. Juan Jesus che batte le punizioni. Juan Jesus. Lias tiratore. Eder tiratore. Che cazzo era l'altro? Jovic tiratore. Che cazzo c'era lì? E batte Juan Jesus. Che fa i cross. Juan Jesus che fa i cross. Ma quando? Poi dopo mette. Toglie. Che cazzo ha tolto? Non mi ricordo chi. Ha messo Telles. Io non lo so. E poi lì, vabbè, 3-0. Poi la partita lì è proprio finita. Proprio Santono ha fatto l'altra cappella. Miranda pur secondo gol ha fatto la cappella. Non lo so. Non so che cazzo. Poi lì manchiamo proprio di te. La testa che manca. La testa. Non so come cazzo fai. Come cazzo un derby importante, minchia, vieni da un 3-0 contro la Juve, che ovviamente sei fuori la Coppa Italia praticamente, da un pareggio col Carpi all'ultimo minuto,
due punti buttati, un derby, una partita importante che comunque cazzo, un derby, uno punta a vincerlo, poi comunque vinci, sai, la Fiorentina ha pareggiato, allunghi posto sul terzo posto, no, minchia, il vuoto totale, non capisco che cazzo è successo, non lo so, sbagliare le cose elementari, cioè, io non lo so, veramente, sono un boh. Veramente. Assurdo. Un punto in tre partite. La Juve continua a vincere. Napoli continua a vincere. Fiorentina, boh, non vince una, pareggia l'altra, però vince l'altra. Meno male lì. La Roma ha vinto, ci sta raggiungendo. Il Milan ci sta raggiungendo. Continuiamo a fare così. Continuiamo. Voglio vedere quando cazzo si svegliano adesso. Vabbè, che ti possono succedere, per carità, ma così no. Ok, poi 3-0 con la Juve, che comunque è superiore a noi, ma col Milan, dai. Milan squadra di merda, dai, su. Per carità, qualche giocatore forte, alla fine Bacca è un buon giocatore, però mica. Cioè, dai, noi abbiamo gente come Juan Jesus, che non è che Brozovic sembrava poi ha fatto due partite buone in tutta la stagione, poi veramente no, mi fa incazzare che ci va tutto storto, ci va adesso tutto storto e per di più psicologicamente questi chissà che cazzo è successo dopo Lazio Inter Lazio, che cazzo è successo Dio fa, che è successo, non capisco. Mi incazzo, perdere così, proprio da stupidi. Ci sta a perdere un derby, ma non questo 3-0, dai. Puttana è una svegliata. No, crollo totale. E va bene. Ma pure il terzo posto perdiamo. Invece la Coppa Italia, vabbè. Ci può stare, vabbè, puntiamo al terzo posto. Ma che cazzo, questa qua che è una vittoria fondamentale, perdere in sto modo. Ok che boh, c'è stato l'episodio, però Dio fa, poi dopo l'1-0 dovessi minchia dare la vita. Dio fa per fare un cazzo di gol. I cardi di merda! A me che ha preso un po', sono sfigato, però per il resto che cosa cazzo ha fatto? Minchia, devi correre, minchia, stoppare il pallone, fare un dribble, un tiro di. Che cazzo, dai! Donnarumma quattro cappelle ha fatto, non siamo riusciti ad approfittare dei suoi errori, Perisic dei piedi storti, Brozovic pure, che Cristo, dai, non è possibile, ti crolli improvviso, poi porca puttana, noi abbiamo i crolli e gli altri mica si tutti che risuscitano. Non perdono più, gli altri vanno, tu. E noi andiamo giù, e l'altro su, e noi giù. Brozovic. Epic Bros di sto cazzo, che Epic Bros. Due partite buone in 10 giornate, 20 partite, che cazzo ne ha fatte? Dio fa. Io Tejes titolare deve essere. Tejes titolare, Dio cane. È l'unico che corre. Che c'ha un buon piede. Non può mettere Juan Jesus terzino. Juan Jesus non può fare il terzino. No, è uno scarpone, cazzo. Non so se Mora l'ha capito che Juan Jesus è uno scarpone, non può fare il terzino e neanche il difensore. Santon mica non gioca mai, all'improvviso lo mette, all'improvviso. Adesso non so se che cazzo era, D'Ambrosio era qualificato, non mi ricordo. Di là di quello, però. Jovetic non riesce più un cazzo neanche a quell'altro. Jovetic si infila in mezzo a 50 difensori. Poi non sa più che cazzo fare. Poi comunque, vabbè, basta, lo chiudo così, veramente. Se non mi capisce che poi mi incazzo, bestemmio, e poi non finisce più. Io veramente sono proprio. Basta così per stasera, mi sono sfogato, mi sono incazzato, ci va tutto storto e pure loro lo fanno andare storto. Adesso facciamo godere tutta l'Italia, facciamo godere adesso.
3-0 con la Juve e 3-0 col Milan, ma veramente, guarda. Una cosa vale. Io non mi ricordo negli ultimi 20 anni di aver visto una cosa del genere. Forse sì. Abbiamo perso con squadrette, portavamo anche. Adesso vediamo col Chievo, cazzo combiniamo mercoledì. Voglio capire che cazzo combiniamo mercoledì col Chievo. Altra figura di merda in casa vogliamo fare? Vogliamo fare un'altra figura di merda in casa? Vediamo. Comunque, ciao a tutti. Crisi totale, crisi totale. Forza Inter, arrivederci.